Quali sono le sue priorità? La priorità della campagna elettorale è di riportare il dibattito sui temi senza personalizzare il confronto. Quindi l'innovazione di questa campagna elettorale che vorrei, come dire, promuovere, anche, come dire, interessando i miei avversari, è di parlare di contenuti, cioè di cose che dobbiamo fare in Calabria, della visione che abbiamo della Calabria rispetto alla quale dobbiamo confrontarci per il futuro da qui a 10-15 anni. Cosa manca alla Calabria per farla decollare in una maniera definitiva? Beh, la Calabria è un laboratorio purtroppo di tante cose che mancano per lo sviluppo, la prima delle quali è di rispettare le precondizioni affinché si avviano processi di forte industrializzazione, e quindi manca un piano della legalità, manca un piano per la corruzione, mancano piani infrastrutturali, cioè tutto quello che viene prima di attivare processi di sviluppo sono le emergenze da risolvere. Le sue aspettative per questa campagna elettorale quali sono? Beh, le aspettative è ovviamente quando uno entra in gioco e l'aspettativa che ha all'inizio della partita è di vincere la partita. È professore ordinario delle politiche di politica economica all'Università della Calabria, ha scritto numerosi saggi scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali. Si applica anche con i suoi studi per proprio approfondire tutti i temi che parlano appunto del divario che c'è tra l'Europa e il Meridione, in particolare della Calabria. Si occupa attraverso un portale, leggete, molto interessante, Open Calabria, racconta come creare condivisione e come creare processi di sviluppo locale, soprattutto qui in Calabria. Ha un curriculum che, se volete leggere un libro la sera, insomma, è come leggersi un libro. È stato anche nominato dal governo, da Toninelli, l'ex ministro dei trasporti, come nel comitato di indirizzo tecnico per la zona economica speciale della Calabria. Signore e signori, il professor Francesco Aiello. Beh, insomma, io sono un po' rauco innanzitutto, perché ieri è successa una cosa molto simpatica, personale, e dalla gioia ho gridato per 5 minuti, per cui mi sono trovato un attimo con la voce senza voce. Sono molto emozionato perché, insomma, questa missione, questa avventura ovviamente mi carica di responsabilità e mi dà un sacco di energia, però l'emozione è molto forte perché, insomma, siete in molti, il percorso è stato sufficientemente tortuoso per arrivare qui. Però l'emozione è anche, diciamo, un po' anomala per me, perché sono abituato a parlare in pubblico, quindi il fatto di sentire tutta questa adrenalina addosso, insomma, non so come gestirlo in questo momento.